dove gli equilibri sono estremamente delicati da un punto di vista psicologico. Questa volta la rubiamo noi in qualche modo. E allora Masi, il lungo passaggio per McLean inserito, prende l'interno, ma arriva anche il placcaggio di Barrel. E allora Gori dal lato chiuso del campo, il passamano di Parisse, poi ancora con Morisi, trova il varco Luca Morisi, resiste ancora dentro i 22, portiamo un ottimo attacco, Parisse per il raccogli e vai sullo stesso asse, pallone ancora per noi, per Gori, si prepara Masi da primo in piedi, la carica in mezzo al campo, di qua, a dividerlo di in qua, due Ugo di qua a sinistra Ale. Rallentata l'uscita della palla, assorbito Gori, alzato il pallone, Ghiraldini, ottima la sua carica, splendido ball carrier nella settimana precedente, ancora Imone, il passamano con Parisse, 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 metta! Va fino in fondo, metta, metta! Va fino in fondo! Splendido, un'azione iniziata dalla sinistra, dalla destra verso la sinistra del campo, dove Imone ha fatto una cosa spettacolare, passando il pallone, ha passato e ha continuato a correre per assorbire il giocatore che di traverso avrebbe potuto prendere il nostro trequarti ala. È lì che siamo entrati nei 22 avversari. E poi splendida l'azione di proseguo con grandi palloni e con poca difesa. Guardalo! Questa è la parte finale dove Parisse gioca da sé e poi prende la spinta, ma ormai è oltre. Rubata la rimessa laterale in partenza e poi costruita questa azione. Una bella Italia in questi primi 5 minuti di gioco. La prima occasione per noi e adesso c'è l'occasione per... Buona Sarto! Non c'è il riciclo, deve lasciare adesso. Gorian. Peccato, un pelo che andasse via. Muovila! Luca Morisi attacca! Vola! Vola! Fino in fondo! Buoni attacchi! Vai, Luca! Grande Italia! L'avventura di Sarto, preso per il callone, portato a terra, grande controllo, l'eleganza di Morisi nello spazio allargato, corre prima Sarto, qui è bellissimo, perde quel pallone, viene preso per il calzettone, trattenuto, ma lui riesce a portare giù un pallone di qualità che è mosso subito in mezzo al campo, vanno a saltare Ghiraldini, bene, eccolo qui Imona, salta Ghiraldini, bene, fuori, e Morisi prende un interno esterno e poi muove le rotelle, si rialza. Fatichiamo, ma il pallone è portato fuori. Morisi a prendere il pallone all'altezza, lo libera con Furno, adesso raddoppiato il placcaggio su di lui, portato in questura, ma il possesso rimane e ancora, e poi è McLean che allora è respinto. Abbiamo giocato il senso, ma sempre sulla superiorità numerica dei difensori che si sono permessi di raddoppiare ogni volta il nostro portatore di palla nel placcaggio. Da fermo Biagi, ma fa strada bene, c'è vantaggio. McLean per quasi una seconda ondata. Dentro per Bisegni a liberare il pallone a terra, c'è spazio ancora. Luca Morisi, fino in fondo! Luca Morisi! Vediamo. Per Luca segnare due mete. Questo è un gran buco di Bisegni sul placcaggio sbagliato, uno contro uno dagli inglesi, poi tiene bene il possesso, c'è quel passaggio veloce che credo gliel'abbia fatto Masi. Guarda Masi cosa fa. Di prendere bene confidenza con la posizione. Davanti. Ovviamente questo vale per Imona come dovrebbe valere per tutti gli altri, certo. Ben portato giù il pallone da Biagi, giochiamo per bene Italia. Questa cassaforte. È una bella risposta dell'Italia. 5 c'è metri. C'è avanzamento. Ci arrestano adesso. Alzano Ghiraldini che si lamenta. Eccola, vanno! Vanno! C'è la meta con Biagi. Biagi. Furno. Furno. È quello che ci voleva. Grande reazione dell'Italia, splendida azione. La risposta più giusta era proprio questa. La meta con Furno. Paul,
attaccati davanti, un drive-in, eccolo lì, preso da Biagi il pallone, portato giù ed si spostano subito qui stranamente avversari che cercano di spingerci fuori, ma siamo già passati, quindi spingono fuori la targa, ma tutto il resto, volante e tutti i passeggeri erano oltre. E poi Ghiraldini qui viene alzato, si lamenta con l'arbitro, vedi, e ancora una volta ruota la mischia italiana dal lato alto. Parisse porta via l'ultimo braccio di Swinson che cerca di intervenire come il pane. Aia. No, no, c'è. Aia, vai. È meta! È meta! Sul meta! Palo, sul palo. Ma no! È saltato! È saltato chiaramente il nostro giocatore. Dai, dai, che stanno cominciando a prendere una comica loro. No, è quando la Scozia comincia così, metri. Quello sì, vediamo se dobbiamo vedere anche da quest'altro lato. E Venditti, sì, sì, è Venditti. E la messa, la messa, la messa, la messa, la messa, la messa. È meta, è meta, è meta, è meta. Il TMO è meta. Lux, la rimessa molti... laterale, la rimessa laterale, ci aspetta la terra, 4 su 4. Cassaforte, cassaforte. Calmi, calmi, calcio netto, si tuffano. Siamo ancora in piedi e possiamo andare ancora. L'abbiamo la coda, l'abbiamo la coda. E andiamo, vanno, vanno, grande vanno. Grande Italia, vanno, grande. Vanno, 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 vanno. E questi laterali. E sono di qua, ma abbi coraggio. Ma non può non dare calci di punizione. Leave it, leave it, leave it, Scotland. Leave it, Scotland. Dobbiamo segnare lo stesso. Guarda, se segniamo lo stesso è il modo migliore che possiamo per vincere. Dobbiamo segnare lo stesso. Dobbiamo segnarlo lo stesso. Altra cassaforte, proviamo con Cittadini che va a terra. Calcio, calcio ancora, che mandaceli questi. È quello, grande lotta su Clancy. Ripulito ancora. Gori che riposiziona i compagni. Siamo tutti lì vicino. Tentiamo di far sempre la mole. Ancora di nuovo. È una cassaforte. Vanno, 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 vanno. Siamo lì. Ci siamo. Meta, è la tecnica. Meta. È la meta. Un momento di soddisfazione mostruosa. Questo era il momento. Chiama Furno. È davanti per Biagi, vogliamo la cassaforte, è organizzata e adesso possiamo spingere. Tira dritta. Bene, calmi, bene, calmi, bene, calmi, bene, calmi. Bene, 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 con Castro adesso, siamo dentro i 22, possiamo riprovare ancora con Ghiraldini frontalmente, prova Warburton a tenerlo alto, ripulito il pallone a terra, andiamo a ribussare, convinto, bravo a uscire dal frontale. Quindi Gori per Orchera che attacca. Bravissimo. La linea Orchera. Bigari in avanti, c'è il vantaggio, no, Gori che va a attaccare. C'è l'avanzamento. Diamogli un pochino di musica all'Olimpico. L'incoraggiamento al pubblico. 10 metri, 5 metri, 5 metri. Mamma che belle pignatte. Bravissimi, grande raggruppamento da parte degli italiani. Calma adesso, Biagi, non frenesia. Li raccogli e vai. 4 metri dalla linea di meta. Calma Gori. Già la mini unit, proviamo la cassaforte, proviamo la cassaforte, proviamo la cassaforte, Venditti, Venditti, fino in fondo, è la meta! Se tieni il pallone in mano, questo ragazzo, hai visto, si è fatto persino segno la croce, ha detto per fortuna che l'ho tenuta, fantastico, fantastico. È pareggio. Azzerato il pallottoliere. E sai che forse andiamo di nuovo in vantaggio. Hai visto cosa ha fatto Venditti? Ha mostrato tre dita per parte, per dire l'ho tenuta con tre dita. No, adesso scherziamo, ma guai se teneva anche quella di prima in mano. Comunque questa è una cosa già riprovata dagli italiani, quella di riprovare a ripartire. Facciamo bene, dobbiamo tenere il pallone in mano, è quello che dovevamo fare precedentemente, senza poi ricalciarlo in fondo a Liam Williams, perché sennò tanto vale. Dobbiamo tenerlo. Tanto vale prendere mete perché perdi un pallone così, ma ormai questa è la sfida. Bravo, bravo Venditti. Bravo, vedi che vai, se le cose vanno. Vai. Sta la naviga un po'. Naviga, naviga, un po'. Naviga, naviga che lo brucia, naviga che lo brucia, naviga che lo brucia. E questi sono importanti perché gli vanno tolti dal pallottoliere. No, no, non va fuori, non va fuori, non va fuori dalla linea. Non va fuori, non va fuori. È lontano dalla linea. È lontano dalla linea.
E metta, e metta. Sai che anche l'Irlanda per...